Ciao ragazzi, benvenuti al primo video della Vigor Marconi, terza categoria romana, il primo canale che vi porta questo contenuto. Io sono Grigoccia3, per chi non mi conoscesse streamo FIFA tutti i giorni sull'altra piattaforma che vi lascio in descrizione insieme a tutti i miei social. E niente, vi volevo presentare, vi volevo un po' far vedere cosa stiamo facendo. Siamo qui in zona Ostiense, presso la Polisportiva Ostiense. Stiamo per la prima volta facendo un raduno, come potete vedere, una partita per fare delle selezioni per la terza categoria. Progetto iniziato da me e dal mio migliore amico Tommaso. Intanto vi faccio un po' di presentazioni, vi faccio vedere un po' le figure che ci assisteranno. Vi presento Fabrizia subito, la nostra conduttrice. Ciao a tutti ragazzi, grazie Cristiano, e io sarò quella che accompagnerà tutto questo percorso. Questo percorso, sì. Ci assisterà a tutte le partite, a tutti gli allenamenti, vi farà un po' da, diciamo, tramite, no? Diciamo, sarà la nostra voce in campo, ci assisterà la nostra conduttrice, la nostra Diletta Leotta, possiamo dire? Possiamo dire, dai. Quindi lei è una delle figure che assisterà a noi. Come potete vedere, stiamo giocando, il primo tempo è già andato, è stato impegnativo, abbiamo perso 3-0, però ci siamo. L'obiettivo di questo progetto è quello di mostrarvi il calcio dilettantistico, da farvelo vedere dalla parte di uno streamer, di uno che, diciamo, fa una vita non proprio, come dire, sana, stando su una poltrona per molto tempo, lavorando sui social, però si può conciliare il tutto e si può, diciamo, si può far vedere un'altra parte della nostra vita. La vostra... Certo. Abbiamo il mister qui che adesso vi facciamo vedere, che sta parlando con i dirigenti, con i nostri amici. Cioè, abbiamo un sacco di vecchie glorie, l'obiettivo è stato proprio quello di riformare il gruppo che ci ha portato a divertirci per gli anni delle giovanili. Giocavamo tutti alla Garbatella qui dietro, abbiamo giocato qui, abbiamo fatto un sacco di categorie insieme, abbiamo un sacco di amici, l'obiettivo è proprio quello di divertirci. Poi, se si vince, nessuno meglio. No, ci rimane male, insomma. No, dai. E l'obiettivo è proprio quello di far vedere a 360 gradi il calcio dilettantistico e di farvi appassionare proprio a tutto questo. Un'altra figura che ci assisterà per tutto l'anno, Ricky. Sei quello che mi conosce da più tempo, possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Centriamo, sì, ci stiamo? Sì, ok. Siamo. Questo ragazzotto qui mi conosce da quando ci abbiamo? Zero anni. Abbiamo fatto tutte le categorie insieme. A parte a scuola calcio. Elementari in anno insieme, medie insieme, superiori insieme, università da me lasciata, però la stavamo insieme. E quindi lui è un'altra figura che ci accompagnerà. Oggi lo vedete in veste dirigente perché ha dato un esame. Maggiore. Lui è quello studiato del gruppo. Porta un po' di cultura. Sono attaccante. Io purtroppo dico pure che non lo faccio. Terzino sinistro, però un gran terzino sinistro posso dare. Ma grande. Attenti a Cricoccio. Ok. Poi vi faccio vedere un'altra figura. Lui è, come dire, potremmo dire la mascotte. La mascotte. Aspetta, facciamo gli spazi. Ce la faccio, io non mi leggo più in piedi. Eccolo. Lui ha fatto qualche live con me in tempi ancora giovanili. Quando ero ancora la metà di adesso. Vabbè, però è Flavio, il nostro animatore, difensore centrale, animatore, dirigente, lui fa tutto, lui ci dà una mano. Portiere, tutto. Amico dall'elementare anche lui. Anche lui ci accompagnerà in questo percorso, tante interviste, tante cazzate, tante belle cose. Adesso vi presento anche il mister che ci accompagnerà in questo percorso appena può, che sta vedendo un po' i ragazzi, siamo un po' alle prime armi. Sta facendo l'osservatore, il dirigente, sta vedendo tutto, il mister. Una persona d'oro che abbiamo conosciuto non da tanto tempo, però una persona che ci farà togliere belle Buonasera. Soddisfazioni. Mister Cesare. Buonasera. Prime impressioni? Buone impressioni perché i ragazzi sembrano preparati. Molti giocano ancora, molti come me stanno in fase di ripresa. Sì, sì, però c'è parecchia voglia, questo è importante perché la voglia ti porta a fare bene, ad impegnarti, a cercare di migliorare, quindi... No, mi sembra veramente bene. Sarà difficile lasciarne fuori qualcuno perché c'è tanto entusiasmo, sì. Tanta voglia, però giustamente le scelte bisogna farle, mister. Quello purtroppo fa parte del ruolo dell'allenatore, quindi sì, è la cosa antipatica, sì. Però vedremo di farle ragionandoci bene sulle canzoni. Però come ho detto prima, l'importante è mostrare il calcio dilettantistico, far appassionare i ragazzi e coloro che ci guardano proprio a questo tipo di calcio, a terza categoria, per divertirci, due volte a settimana ci alleniamo. È proprio il bello del calcio, secondo me, proprio far venire ai ragazzi che ci vedono la voglia di venire a vedere le partite, di fare il tifo, sempre
basta, stringiamo, no. Sempre in maniera sportiva, educata e dando degli insegnamenti giusti, che è la cosa più importante, da quello che ci hai detto tu prima. Sì, creare l'ambiente giusto, l'ambiente in cui ci si possa divertire, ognuno possa esprimersi per quello che è, per quello che fa, per il ruolo che ha, o giocatore, o dirigente, o anche fuori dal campo come tifosi, anche come Fabrizia che ci accompagnerà. Fabrizia che è un'ottima. Farò tante interviste, appunto. La cosa che ci tengo proprio a sottolineare è proprio questo spirito, lo spirito del calcio, ma del calcio non vissuto in maniera tossica, del calcio che ci diverte, del calcio che amiamo e dello sport più bello al mondo. Quindi ci rivedremo ai prossimi grazie. Raduni e grazie, possiamo fare un in bocca al lupo, Fabrizio. Un in bocca al lupo a tutti, un in bocca al lupo al progetto, a tutti noi. Sì, oggi è la prima giornata, il primo raduno, quindi iniziamo oggi, in bocca al lupo a tutti noi. Grazie mister. Grazie dell'opportunità. Grazie. Ragazzuoli, vi spiego in breve come è andata questa prima giornata di raduni. Allora, iniziamo con un riscaldamentino sul campo di calcio a 9, divisi in due gruppi, un possesso palla con le mani, vista la nostra precarietà fisica, il mister non ha voluto farci rischiare nulla. Contemporaneamente a noi i portieri hanno iniziato con dei tiri nello specchio della porta, anche loro molto blandi per approcciarsi al terreno di gioco. Vi ricordo che, essendo il primo video, la qualità audio-video non è proprio al top del top, perché abbiamo dovuto fare delle prove. Diciamo, questo video l'abbiamo preso come prova, visto che abbiamo dovuto riprendere solamente con una cam e ad altezza uomo, come potete vedere qui. Vi ricordo che se volete supportare questo streamer a pezzi fisicamente, potete tranquillamente iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per qualsiasi novità. Credo che uscirà solamente un video a settimana da qui fino a settembre, per poi portarvi più video a settimana. Spero di riuscire in questo intento, con dei nuovi format, oltre alle partite, gli allenamenti, eccetera. Innanzitutto qui stavo dando i fratini insieme, anzi le casacche, perché in italiano si dicono casacche, insieme al mister e Riccardo, per dividere le due squadre. Abbiamo fatto due tempi da mezz'ora, io ho giocato solamente il primo perché poi mi sono dedicato alle interviste, come avete visto. E niente, vi dico che è faticoso tornare a giocare su questo campo nuovo, bellissimo e molto grande, è veramente faticoso. Vi spoilero che il primo tempo è finito 3-0 per quelli con la casacca, con i peri gialli. Vedete qui prima imbucata su Flavio Dormiente, che si addormenta e si scorda l'uomo, e Pippo Marini non sbaglia davanti alla porta, 1-0. Qui potete notare un attacco dalla nostra fascia destra, normalmente non la mia, come vedete. Io che cammino e vago per il campo, Tommaso, poco freddo, non riesce ad angolare e fa fare una grande figura al boccione. Adesso, seconda imbucata sulla mia fascia, io che cercavo un fuorigioco, che il mister non mi ha fischiato, che vado ad attaccare l'esterno, scarico dietro, tiro nello specchio della porta, Flavio allontana male, Gigi purtroppo perde un pallone sanguinoso e Andrea tira a giro col piede debole, incredibile, se ci prova 12 volte sbaglia 13. Fa un grandissimo gol, mentre questo è il terzo gol, il 3-0, un'imbucata così dalla destra per poi essere centrale, niente, sempre col sinistro al piede debole, si fa un grandissimo gol. Finita la partita, regà, vi presento il presidente, il mio migliore amico. Entrambi i presidenti, quindi il vice, lasciamo la presidenza a Cristiano. Vabbè, comunque abbiamo avuto l'idea di riniziare a giocare e di rimetterci in mostra. Possiamo dire che tu ci hai avuto una carriera abbastanza sprecata per il talento che avevi? Vabbè, carriera abbastanza sprecata, cioè nel senso ci è venuta, diciamo, voglia di rigiocare tramite qualche partita a calcetto tra amici e abbiamo detto perché non farlo sfruttando, diciamo, la visibilità di Cristiano, facendo un bel progetto, e quindi ci è venuta a mente questa idea. Possiamo però dire che è ambiziosa l'idea, ambiziosa. Dire che non è una cosa campata così in aria. No. Noi le cose cerchiamo di farle il meglio possibile, poi passo dopo passo cercheremo di portare questa squadra in categorie sempre migliori, però abbiamo deciso di non comprare nessuna categoria e di rimanere in terza e cercare di vincerla, diciamo. Vuoi annunciare il nome della società? Allora, la società si chiamerà La Vigor Marconi, perché comunque il posto in cui ci troviamo è il quartiere Marconi, siamo accanto al ponte. Marconi, Vigor, siamo lì. Faceva più uomini, quindi abbiamo scelto, diciamo, questo nome. Qualcosa per concludere?
dice qualcosa? No, speriamo che ci potrete vedere il più possibile, che riusciremo a fare un'annata degna del nome, cercando di vincere il campionato e comunque sia almeno di divertirci e tornare a giocare tutti a pallone, che ci mancava tanto. E devi fargli vedere un po' di calcio champagne. Un po' di calcio champagne, un po' di tiki-taka, poi quello col tempo, post preparazione, ora poco calcio champagne. Ci vediamo alla prossima, regà. Bacione. Ciao ragazzi.